le prime tre lettere di Bentley e poi la parola taiga, che non è questa, non è la foresta transcontinentale più grande del mondo, ma determinano che cosa? Bentley Bentayga. Un po' sub, un po' gran turismo, mastodontica, 5,14 m, 1,99 m, 1,74 m, la vedete qui con le sospensioni adattive che abbiamo tenuto volutamente rialzate per farvi godere appieno degli pneumatici da 21 pollici e guardate i dischi, sono enormi, 440 mm davanti, 370 dietro, sono Brembo e sono stati messi a punto e ingegnerizzati grazie alla joint venture con SGL Carbon. Infatti questo è un impianto frenante carboceramico con la pinza che vedete qui che ha 10 pistoncini. Grande comfort in fase di frenata, riusciamo ad arrestarci un pochissimo spazio, ma ve lo farò vedere dopo. Bentley Bentayga, il colore apple green, bellissimo, di grandissimo impatto, le finiture sono particolarmente curate, la calandra è nera, il disegno del gruppo ottico divide la freccia da abbagliante a abbagliante, in taglio laterale vedete quanto è muscolosa e mi piace averla in questo colore perché riuscite a vederla bene la muscolosità di questa vettura, la riga nera, il grandissimo tetto che si apre anche e in taglio posteriore mi piace farvi vedere che cosa, gli scarichi twin quad e l'apertura del bagagliaio elettroattuato. Impiega pochissimo ad aprirsi, rivela un bagagliaio da 484 a oltre 1774 litri, con la configurazione ovviamente a 5 posti, noi abbiamo quella a 4 come avete già visto, i binari, una sacchetta, la possibilità grazie alle sospensioni pneumatiche di abbassare la soglia di carico per avere più facilità nel carico delle valigie o dei sacchetti, sotto tutti i soliti kit compreso il subwoofer che con l'impianto 9 per Bentley e i suoi 1950 watt, beh, suona. Devo dirvelo ragazzi, mi piace questa vettura, mi piace anche la chiave. Mamma mia ragazzi, ho sognato di essere raddoppiato. Già non peso poco, pensa per due. Pensa a mia moglie, pensa a mia madre, pensa a tutti, che disagio. Bando alle ciance, mi sono addormentato perché sono così comodo dietro questa Bentayga. Vedete, ho tantissimo spazio per le gambe, ho una posizione veramente da limousine e tra l'altro posso gestirmi tutto lo spazio a seconda di quello che mi serve, perché ho le impostazioni elettriche, ho anche la possibilità di gestirmi non soltanto le bocchette ma anche un menu dedicato per chi siede dietro, la possibilità di aprirle e di chiudere le bocchette e soprattutto guardate che cosa qui, ho un bel tablet Android da 10 pollici, posso andarmi a selezionare ovviamente un account ma in generale a gestire tutte le mie risorse a disposizione, anche andare ad attivare YouTube, insomma tutto quello che voglio fare per intrattenermi mi è possibile su questa Bentayga. C'è anche ovviamente la possibilità per l'altro occupante di andare a godersi tutto quello che è l'infotainment e noi adesso invece andiamo davanti. Prima di partire guardiamola insieme a bordo questa Bentayga, vedete il trionfo di cuciture a mano, di pelle, di materiali pregiati. Allora, partiamo dall'head-up display che vedete là davanti, un head-up display comodo, mi riporta la segnaletica stradale, mi riporta le indicazioni del navigatore, mi riporta la velocità alla quale sto procedendo. Zero in questo momento. Lì c'è il sensore dell'angolo cieco, molto ben visibile essendo all'interno della calotta dello specchietto, e vedete qui invece tutta la possibilità di gestire i finestrini anteriori e posteriori con anche la possibilità di girare appunto lo specchietto. Davanti agli occhi che cosa ho? Davanti agli occhi ho un cruscotto particolarmente pulito con due grandi strumenti, tachimetro e contagiri, e vedete che ho la possibilità di vedere i contatti, di vedere il navigatore. Qui non abbiamo un virtual cockpit per esempio come su Audi o un active info display come su Volkswagen, però abbiamo la possibilità di vedere una piccola cartina all'interno degli strumenti. Ho anche l'opportunità di controllare beccheggio e rollio per quanto riguarda la posizione della mia Bentayga, e vedete che anche se giro il volante posso vedere dove sto andando a piazzare le ruote. Questa schermata soprattutto, insieme alle altre ovviamente, viene riportata qui al centro ed è molto utile per quanto riguarda
la dimensione legata al fuoristrada, perché ho beccheggio rollio, la posizione della bussola, le sospensioni, l'altitudine e anche la modalità che ho impostato tramite il Drive Dynamics Mode, qui con 8 possibilità, 4 dedicate all'off-road, 4 dedicate alla guida su strada. Per quella su strada, se vado a mettere in sport, apro gli scarichi, faccio molto più rumore. Qui invece, grazie alle sospensioni pneumatiche, posso alzare e abbassare la vettura. Impostazioni che sono già automatiche rispetto alle posizioni off-road, soprattutto che mi... Scusate, mi sono andato il telefono, che posso andarmi a gestire semplicemente girando la rotella. Al centro posso accendere e spegnere il motore. Vedete che io qui ho la cloche del cambio con la grande B riportata sopra, che devo schiacciare per spostarmi su drive, su manuale, oppure per andare sulla retromarcia. Quando vado ad attivare la retromarcia, mi si attiva la retrocamera, che è anche a 360 gradi, per cui riesco a vedere tutto intorno, ma anche poi a entrare nel dettaglio di quello che mi succede davanti, di fianco, dietro, insomma, ovunque io voglia. Il sistema infotainment passa appunto da questo display centrale touchscreen. Ho svariate schermate, la possibilità anche di gestirmi la compatibilità con CarPlay e con Android. Per il resto posso semplicemente entrare molto facilmente in qualsiasi voce, oppure andare anche nelle applicazioni che però qui non sono disponibili. Il climatizzatore naturalmente è sdoppiato per quanto riguarda la parte anteriore, posso riscaldare e rinfrescare i sedili, impostare 2000 automatismi dei quali non vi vado a tediare, e posso aprire le bocchette. Questo invece sì, ve lo dico, perché in solito semplicemente schiacciando o tirando queste leve. L'idea d'insieme, grandissima pulizia. Questo orologio al centro costa 3.000 euro, io lo metterei tutta la vita perché è meraviglioso. Dicevo, grande pulizia, grandissima qualità e tanto tanto comfort, anche grazie a questi sedili che li vedete qui, tutti trapuntati, traforati in pelle, bellissimo, con un poggiatesta meraviglioso, che mi consentono di stare agilmente sul sedile e di impostare due memorie, una e due, oltre ovviamente alla protezione lombare e a tutto quello che vi possa venire in mente. Quindi allora, grande pulizia, grandissima qualità all'interno di questa Bentayga. Guardate anche non tanto la telecamera quanto il grandissimo tetto apribile che mi consente di portare tanta luminosità nel bagagliaio, e adesso non ci rimane che andare a guidarla. Cerchiamo di fare i seri, anche se non riuscirò a farlo, non riuscirò a esserlo, come già nella presentazione. D'altronde non c'è Andrea, mi sono concesso qualche divagazione. Eppure adesso sono al volante, in posizione di guida di questa Bentley Bentayga. Ragazzi, la mia sensazione sarà sempre quella di essere un pochino su di giri. Perché? Perché questa vettura, questo SUV, riesce a unire sotto di sé i concetti appunto di sport utility vehicle, ma anche di gran turismo, sia per chi siede davanti e della guida, come me in questo momento, sia, e come avete già visto, per chi siede dietro può godere appieno di tutte quelle che sono le caratteristiche pensate per questo modello. Un modello che difficilmente vedrete sulle strade italiane, difficilmente vedrete con questo colore apple green, che però le dà una forte, gli dà anzi una forte connotazione. Perché lì? Perché è appunto un SUV, quindi userò il maschile per tutto il tempo. Userò il maschile anche perché c'è una sorta di muscolosità che mi fa pensare che forse l'accezione maschile sia quella migliore per quello che è un motore veramente spinto, veramente mascolino. Parliamo di un V8 biturbo che eroga 550 cavalli, 770 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo, raggiunge una velocità massima di 290 km orari, frena in un Amen perché ci sono i carboceramici e quando sono belli caldi, avete visto già anche in fase di presentazione tutta la disamina sui dischi e sulle pinze, insomma, si arresta facilmente, e la sensazione di guida è quella di avere tra le mani un mostro difficile da domare. Difficile da domare quando si va a guidare in modalità 2.0, si esclude il controllo della trazione, si va a cercare il cordolo sulle curve o comunque diciamo tutto quello che riguarda l'ebbrezza di guida, ma anche docile perché il merito è la possibilità di staccare 4 degli 8 cilindri e di guidare con una guida uniforme. Siamo già però in rotatoria e allora andiamo a vedere come tiene la strada questa trazione integrale. Riusciamo a stare tranquillamente senza grandi problemi nelle traiettorie giuste, usciamo dalla rotatoria,
giù tutto l'acceleratore e devo dire che riprende in maniera pressoché istantanea. La trazione integrale con ripartizione 40 all'anteriore e 60 al posteriore, naturalmente grazie al selettore delle modalità di guida messo qui su questa enorme plancia, noi possiamo cambiare pelle alla vettura grazie al Drive Dynamics Mode con specifiche all terrain. Quindi abbiamo che cosa? Abbiamo 8 caratteristiche. No, non la mando in fuoristrada, è una macchina da 227.000 euro. Mi dispiace per Andrea, tanto Andrea è in Cina, ma io non la butto nel fango perché è troppo bella da vedere così. Comunque dicevo, 8 modalità di guida, 4 dedicate a quella stradale, altre 4 invece alla modalità off-road. Le 4 stradali si dividono in Normal, Comfort, Bentley e Sport. Vi garantisco che in Sport si aprono anche un pochino gli scarichi twin quad, quindi abbiamo un ulteriore rumore, anzi ve lo faccio vedere anziché parlarne, che forse facciamo prima. Sentite, diventa più roco quando vado ad accelerare, diventa più rumoroso, sale la soglia di cambiata su questo cambio ZF 8 rapporti che mi sembra molto molto intelligente, merito anche dei paddle che qui sul volante riescono a supportarci nella guida prestazionale. Siamo già allo spazio di accelerazione frenata, parlo molto, raggiungiamo come dicevo lo 0-100 in 4 secondi e mezzo, raggiungiamo una velocità massima di 290 km/h che ovviamente non riuscirò a raggiungere, per quella buttatevi in pista. Cambia soglia anche modalità sport, noi adesso ci mettiamo alla velocità di riferimento, quella costante e solita, andiamo giù tutto il freddo. Si sono accesi gli hazard, ci siamo arrestati in uno spazio che definire minimo è poco e oltretutto non ho dovuto nemmeno andare a schiacciare pesantemente sul pedale per riuscire ad arrestarmi. È in generale una vettura molto sicura e grazie al Bentley Dynamic Mode riesce anche a fare che cosa? A limitare molto il rollio che si innesca quando sono in curva, perché le forze che si attivano vengono controbilanciate da un sistema che lavora a 48 volt e riesco in questa maniera a non sentirmi sballottato da una parte e dall'altra, non tanto in posizione di guida dove questi bellissimi sedili riescono a tenermi agilmente e saldamente nella giusta posizione, ma soprattutto penso a chi siede dietro in una fase di marcia di grande comfort non si sentirà spostato da una parte all'altra dell'abitacolo. Abitacolo che è costruito con grandissimo giudizio, perché la vera differenza rispetto a una vettura di tutti i giorni, anche alle vetture che se volete proviamo con Andrea per automoto.it, è la sartorialità di questi interni. Questi interni sui quali si alternano svariati materiali, ma che lavorati a mano riescono a portare a un'asticella ancora più alta l'idea d'insieme di una grandissima armonia. Noi siamo al semaforo, naturalmente rosso, se vado a mettere la retromarcia vedete che ho la possibilità di gestirmi a 360 gradi tutti i particolari, è su una vettura da 5,14 m, grazie a Dio che ci sono, vedete posso vedere dietro, davanti, lateralmente, oppure avere un recap d'insieme che mi consente, anche grazie ai sensori di parcheggio, di parcheggiare agilmente, o anche il park assist che mi consente in perpendicolare e in parallelo di parcheggiare autonomamente senza grandi difficoltà. Naturalmente grandissima attenzione è stata data a tutto ciò che riguarda la sicurezza di guida, oltre al sensore dell'angolo cieco, oltre alla frenata automatica di emergenza abbiamo la possibilità di godere di una CC adattivo, per cui con il cruise control adattivo che mi consente anche di andare a predire situazioni di traffico e anche grazie alla possibilità di leggere i segnali stradali di gestire facilmente le curve, di riuscire insomma ad essere supportato in ogni operazione quotidiana. Diciamo che nulla viene lasciato al caso, non vi ho fatto ovviamente la prova 40-50 semplicemente perché non ce n'è bisogno su una vettura come questa, non ce n'è bisogno per una Bentayga che consuma ovviamente, perché è inevitabile che un V8 biturbo con turbocompressori twin scroll posti all'interno della V consumi, però devo dire che grazie alla possibilità di staccare automaticamente 4 degli 8 cilindri riusciamo in autostrada a percorrere 10 km con un litro di benzina,
scendiamo a 5-5 e mezzo in città, risaliamo intorno agli 11, massimo 12, quando guidiamo intorno ai 110 in misura uniforme. Vi parlavo prima delle specifiche all terrain, in sostanza io posso andare a gestirmi il mio selettore delle modalità di guida con tra l'altro una visualizzazione precisa sul display dell'infotainment che è anche touchscreen, l'abbiamo già visto insieme. Vedete, io ho la possibilità di gestirmi le modalità per neve e erba, ghiaccio e erba, oppure per le pietre, il fango, le piste e anche la sabbia e le dune. In sostanza questa vettura mi consente, tramite le sospensioni pneumatiche adattive, di muovermi su quattro modalità che gestiscono autonomamente la possibilità di alzare e abbassare la carrozzeria, in modo tale, quindi le sospensioni, in modo tale da andare a togliermi qualsiasi rischio, magari soprattutto nei percorsi più accidentati, di toccare con la scocca. Quindi in sostanza una vettura dalla doppia anima, quella stradale e quella off-road. Su quella stradale ha addirittura delle sottoanime che mi consentono di cambiare pelle a seconda delle esigenze. Il servosterzo elettrico e lo sterzo in generale è sempre preciso e si declina su un volante che è grande il giusto, ha a disposizione una serie di pulsanti in pieno stile gruppo Volkswagen, perché Bentley fa parte del gruppo Volkswagen, però l'80% dei componenti li fa in casa propria, questo va detto per non farvi pensare che sia in accezione negativa. Il pianale è quello, tra gli altri, di Q7, di Cayenne, però insomma qui viene trasposta un'idea del lusso ancora più accentuata per tutto quello che vi ho raccontato. Dicevo del volante fatto con giudizio, copertura in pelle, rivestimento in pelle, per cui molto facile anche da impugnare. Il servosterzo, il cambio, sono tutti singolarità che insieme compongono questa Bentley Bentayga, che è un SUV e una Gran Turismo insieme, che onestamente comprerei, ve lo devo dire, sì, la comprerei. Allora, cosa possiamo dire di questa Bentayga per chiudere? 176.000 euro diventano 227.000 con tutti gli optional dei quali vi ho parlato nel corso della prova. Magari questo colore non lo vedrete così spesso nelle nostre strade come ho detto all'inizio, però insomma a me ha lasciato tantissime buone sensazioni anche per quanto riguarda soprattutto la comodità abbinata al concetto Gran Turismo, quindi la possibilità di godere appieno di una vettura in tutte le sue mille sfaccettature. Certo il colore, però connota tantissimo, quindi secondo me può valerne la pena. E voi che cosa ne pensate? Ditemelo su automoto.it, sui social. Intanto io vi saluto e torno a casa con questa Bentley Bentayga.